una tecnica artistica molto particolare, il gyotaku, che consiste nel disegnare pesci utilizzando la loro impronta. Metti una ragazza che decide prima in Italia di provare a replicarla. Metti che una passione diventi un lavoro vero e proprio. Elena lavora a Lavagna e ha imparato il gyotaku 3 anni fa. Da sola. Quando vi succede un risultato piacevole o vagamente riuscito, allora ho iniziato a mettere le bancarelle e così è iniziato tutto, diciamo. In realtà il nuovo lavoro di Elena è nato da un altro arrivo e questo le consente di conciliare maternità e lavoro. E dopo aver avuto un bimbo non potevo più fare il lavoro di prima, andare in giro, trasferte, facevo la restauratrice. Per caso una persona mi ha suggerito di gyotaku e mi si è aperto un mondo. Nata con ogni probabilità in Giappone nella prima metà dell'Ottocento, questa tecnica è scaturita da un'usanza tipica dei pescatori che all'immagine affiancavano i dati del pescato. Era diventata un'usanza quella di inchiostrare il pesce per poi stamparlo sulla carta e trarne così un'impronta, un'immagine che veniva usata proprio come un trofeo. Elena utilizza pesce fresco. Le acciughe sono diventate nel tempo il suo tratto distintivo, nel percorso che l'ha portata a personalizzare questa tecnica e ora approfondisce anche i temi legati alla sostenibilità ambientale. Tutto è legato molto a quello che si pesca, quindi non è che mi dici io voglio delle acciughe adesso, io devo trovarle prima le acciughe o devo trovare la razza o quello che c'è stagionalmente. Le acciughe sono l'articolo preferito dai liguri, quasi come simbolo identitario. Fondamentale la rete, anche e soprattutto durante il lockdown. Mi hanno spronato a utilizzare i social. Sono uno strumento democratico nel senso che non importa dove sei a lavorare, che tanto le persone poi ti contattano, anche se stai a Lavagna e ti contattano dall'America. Io ho lavorato, comunque le persone mi hanno fatto degli ordini grossi via internet e anche perché la gente sui social ci stava parecchio, faccio tutto da sola. Sicuramente se facessi un altro tipo di lavoro sarebbe tutto molto più difficile. Mi permette anche di avere una certa elasticità negli orari, ma l'ho scoperto facendo gyotaku, che i liguri si sentono acciughe.